tra poco parlerà la comunità di docenti e di studenti qua di Urbino, che cosa dirà loro? Dirò loro che questa è un'università che tutti noi portiamo nel cuore, è un'università circondata dalla bellezza, un'università comunità, un'università che trae la sua spinta e la sua forza da un rinascimento che in questa università non finisce mai. Quindi grande tradizione, grande storia, grande bellezza, ma anche grande capacità di innovazione. Dirò tutto questo e tante altre cose, invitando il rettore, che già sta facendo grandi passi verso l'internazionalizzazione, ad aprire ancora di più le porte di questa bellissima città, Università della Bellezza, agli studenti stranieri. Atenei, specialmente diciamo quelli medio-piccoli, sempre a fare i conti con le risorse, da questo punto di vista, che cosa può dire il governo? Che li abbiamo coperti di soldi, li abbiamo riempiti di fondi, soprattutto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo anche i numeri, ovviamente, il rettore Calcagnini lo sa, non sono mai stati prosperi come in questo momento. E per quanto riguarda il diritto allo studio, che è il modo vero perché lo studio sia un diritto e non un privilegio, abbiamo messo quest'anno, nel 2024, quasi 900 milioni sulle borse di studio e abbiamo proprio 2 giorni fa pubblicato il bando housing per 1 miliardo e 200 milioni. Quindi, diciamo che di povertà di fondi magari è meglio parlare in un altro momento, perché adesso i fondi ci sono. Ministra, un suo parere per quanto riguarda la coesistenza tra le università fisiche e le università online? Ecco, questa è una buona domanda. Esistono già, quindi sono un po' come l'intelligenza artificiale. Le vuoi o no? Ci sono. Quindi evidentemente corrispondono ad una domanda. Per quanto mi riguarda, l'unica cosa importante per l'università e per le università telematiche è garantire la qualità dell'offerta formativa. Io non sono l'autorità garante della concorrenza del mercato, quindi non devo garantire la concorrenza tra università. Io devo solo garantire la perfetta qualità dell'offerta formativa per le studentesse e gli studenti. Grazie. Grazie Grazie. L'ultima cosa, il a lei. Sì. Parlamento non ha dato il via libera alla proroga dell'anno accademico 2022, tanti anche studenti che hanno avuto difficoltà col Covid rischiano anche di andare fuori corso, si sono appellati a lei cosa risponde? È che ormai siamo nel 2024 e c'è stato un po' di tempo per recuperare. Per quanto mi riguarda, non esistono preclusioni, ma penso che la conferenza dei rettori delle università italiane, non sia d'accordo con la proroga. Quindi da questo punto di vista, mi adeguo ad un'autonomia organizzativa e gestionale che sta alla base, dell'offerta universitaria italiana. Ministro, gli alloggi per gli studenti sono anche un tema caldo, siamo in parecchi atenei, non Sì. solo delle Marche, ma a livello nazionale. Ovunque, sì. E anche in questo caso sono molto contenta di dire, ed è un fatto, non un annuncio, che abbiamo messo tanti fondi sull'housing, dicevo prima, tra fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e fondi nazionali abbiamo messo quasi 2 miliardi, 1 miliardo e 200 milioni per la gestione dell'housing PNRR, 500 e rotti milioni sulla cosiddetta legge 338 che i rettori conoscono molto bene perché sono dei cofinanziamenti, dei potenti cofinanziamenti del Ministero dell'Università alle singole università. E poi abbiamo anche fatto un accordo con il Demanio per poter prendere gli immobili abbandonati soprattutto in centro città, riqualificarli velocemente, farci una progettazione, ascoltare quello che hanno da raccontarci, che siano, non so, archeologia industriale, che siano caserme. Ogni luogo ha una storia, ogni luogo parla, e quindi ascoltare la loro storia, rispettarli nella loro storia e riempirli di studentesse e studenti. Grazie. 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 Sul tema degli studenti che affrontano la transizione di genere, cosa farà il governo per aumentare la sensibilizzazione? Allora, noi per quanto ci riguarda siamo assolutamente rispettosi delle scelte dell'università. Questa università ha scelto di favorire la transizione di genere, quindi benissimo. Rientra Grazie. sempre in quell'autonomia che io come posso dire, mi pongo come il baluardo di tutta la mia attività di ministro dell'università. Le università sono autonome sotto il profilo didattico, organizzativo e gestionale. Questo lo preserverò sempre.